Francesco per fare il discorso. Francamente Francesco non è sempre parlato pochissimo. Intanto nello spogliatoio è fuori, uno che ha parlato con i fatti. Sì, ma anche le poche parole che ha detto erano decisive, insomma. Sempre decisive, però non era, diciamo, non è stato, diciamo, uno che amava. Dice che poi che ti dico, io se tu dicessi anche fuori, possiamo dire che la fine di un capitolo della vita di Francesco è l'inizio di una nuova era. Lui vuole, io spero che lui si metta qui come una cosa oggi, ma per me è una cosa dove no, assolutamente, però possa mettere a disposizione, insomma, questa persona, questo carisma, per questo uomo qua, questa persona esposizione della società. La maglietta è quella originale del derby, la sei unica, la foto nuova è quella originale. È solo più buono. È una cosa così, poteva esserci solo con lui, ma forse anche sulla Roma. Ma Franco pure un'altra volta dice vengo, e poi dice mi vengo, poi non viene, come mai? Cerca del tuo fatto, ma che vado oggi di fare un cagliacco che era di me, sei? Adesso farà forse la cosa più difficile della sua carriera, molto più di quando è pallonetto, che gli sono sempre venuti naturali. Molto più dei gol decisivi all'ultimo minuto che facevano parte del suo essere. Lasciare il campo invece e stracciare un po' di se stessi. E ci vorrà forza e coraggio adesso. Per un discorso che è stato cronometrato in 2 minuti e mezzo, ma che potrebbe durare molto di più. Ed è Daniele De Rossi. Guardate, guardate. Guardate Daniele che non riesce. Non è riuscito nel momento in cui gli consegnava palla con il callo per non scoppiare a piangere. Guardatelo, guardate la mia piace. Guardatelo. Alice, ha visto solo un piccolo pezzo di carriera. È un momento indimenticabile per il calcio, non solo per il francese. Una parola per Emerson da capitano nel momento dell'infortunio. L'uomo con lui ha passato anni. Ma non la si lacrime com'è. Peshaarawy. Raja non piange mai. Ma Florenzi sì. Florenzi fino ad ora. Sono i tre della Roma, passato ormai, presente e futuro. È un piatto questo che gli hanno voluto la tanto, gli hanno voluto regalare i compagni di squadra. Adesso per l'ultima volta, dai a braccia. Vediamo se legge qualcosa sul codice di andare a braccio. Ci siamo. È arrivato il momento. Si sente? Vuoi sentire la voce? No. Purtroppo è arrivato questo momento che... No, ma perché sentì? Speravo che non arrivasse mai.
purtroppo arrivato. Sentite come medita anche. Questi giorni le parole. Ho letto tantissime cose su di me. Bene, bellissimo. Ho pianto sempre, tutti i giorni, da solo come un matto. Perché 25 anni non si dimenticano così. Con voi dietro le spalle che mi avete spinto nel bene e nel male, anche nei momenti difficili, soprattutto. E per questo voglio ringraziarvi tutti quanti qua, anche se non è facile. Lo sapete che non sono di tante parole, però le penso. E questi giorni con mia moglie ci siamo messi a tavolino e gli ho raccontato un po' di cose, un po' di anni vissuti con questa maglia, questo un po' di davanti. Tutta Isabel che lo sta applaudendo. Anch'io ho scritto, abbiamo scritto una lettera per voi. Non so se riuscirò a leggerla. Ci provo. Veramente è stata scritta a tavolino con Ila e possiamo dirlo che esatto anche se non mi resta l'ora di essere domani non vede l'ora di e se domani non potessi più rivedere te devo prendere piatto, scusate. Insomma ci ha sperato fino a pochi minuti da via, ma devo dire che io sono su 1-0 di Genoa non ci ho sperato per però niente. Sul 2-2 sul 2-2 sì. Due, poi c'è stato 1-1 era, vabbè, era fatta però su 2-2 a poco dalla fine grazie a mamma e papà, grazie a mio fratello, ai miei parenti, ai miei amici. Nico. Grazie a mia moglie. Abbassa, Nico. E ai miei tre figli. Nico. Voglio iniziare dalla fine, dai saluti. Perché non so se riuscirò a leggere queste poche righe. È possibile raccontare 28 anni di storia in poche parole. Mi piacerebbe farlo con una canzone o una poesia. Ma io non sono capace di scrivere o cercarlo. In questi anni di esprimermi attraverso i miei piedi, con i quali mi viene tutto più semplice. Ma niente, ma tutti a proposito, sapete qual è il mio giocattolo preferito? Il pallone. Lo è ancora. Ma a un certo punto della vita si diventa grandi. Così mi hanno detto che il tempo l'ha deciso. Maledetto tempo. È lo stesso tempo che quel 17 giugno 2001 avremmo voluto passare in fretta.
Non vedevamo l'ora di sentire l'audio di scarico per tre volte. Mi viene ancora la pelle d'oca per pensarci. Oggi in questo tempo è dovuto bussare sulla mia spalla dicendomi dobbiamo crescere, da domani sarai grande. Levati i pantaloncini e scarpini, perché tu da oggi sei un uomo e non potrai più sentire l'odore dell'erba così da vicino. Il sole in faccia, mentre voli verso la porta avversaria, l'adrenalina che ti consuma e la soddisfazione di esultare. Mi sono chiesto in questi mesi perché mi stiano svegliando da questo sogno. Avete presente quando siete bambini e state sognando qualcosa di bello e vostra madre vi sveglia per andare a scuola, mentre voi volete continuare a dormire e provate a riprendere il filo di quella storia, ma non ci riesce mai. Stavolta non era un sogno, ma in realtà. Velocità Isa, velocità sa bella. Isa bella. Perché sulla lettera non aveva io. Me è spiegata. Male. Io voglio dedicare questa lettera a tutti voi, ai bambini che hanno tifato per me, a quelli di ieri che ormai sono cresciuti e forse sono diventati padri, e a quelli di oggi che magari gridano Totti go. È riuscito a leggerla, e adesso è ancora una figlia. Mi piace pensare che la mia carriera davanti per voi una favola da raccontare. Questo è il pezzo più bello. Ora è finita veramente. Mi levo la maglia per l'ultima volta. La piego per bene, anche se non sono pronta a dire basta, e forse non lo sarà mai. Scusatemi se in questo periodo non ho rilasciato interviste e chiarito i miei pensieri, ma spegnere la luce non è facile. Aspetta, guarda, questo è Francesco Totti, sta spegnendo la luce, non ti ricordare, vedo. Adesso ho paura, non è la stessa cosa che si trova di fronte alla porta quando devi segnare un calcio di rigore. Questa volta non posso vedere attraverso i buchi della rete cosa ci sarà dopo. Concedetemi un po' di paura. Questa volta sono io che ho bisogno di voi e del vostro calore. Aspetta, se la Roma non vinceva. Cambiava il discorso. Cambiava il discorso. No, lo faceva questa cosa. Quello sì, chi ti dice che non l'abbiamo fatto? Mi sempre dimostrato. No, non c'è, no, no. Questa cosa la devono fare, secondo me non la devono fare. La devono fare un attimo la domenica prossima. Ma è certo. Cioè questa cosa ha rischiato veramente erano sicuri di farci saltare la... Erano sicuri di vincere. Esatto. Lui quando sono entrati in campo sembravano... Certo, cioè, stavano loro con la capoccia. Sì, al mare. Con il vostro affetto riuscirò sicuramente a voltare pagine. E a buttarmi una nuova avventura. La non c'è. No, fida. Ora è il momento di ringraziare tutti i compagni di squadra, i tecnici, i dirigenti, i presidenti, tutte le persone che hanno lavorato accanto a me in questi anni. I tifosi, la curva sud. Nascere Romagna, non ha detto che cosa fa. Non è con la Roma.
Vabbè, se questo rimane a far dirigente non serve. Non va nel cambio. Siete e sarete sempre nella mia vita. Smetterò di emozionarvi con i piedi, ma il mio cuore sarà sempre lì con voi. Questo presidente qui la ci ha nominato? Questo qui lo ma Spalletti che fa? Si sa. Ora scendo le scale. Entro nello spogliatoio che mi ha accorto che ero un bambino. Francesco è uno zema di accorto però. Che sono un uomo. Sai di dire che no, non c'è paragone. Ma non era nessuno. Secondo me non c'è paragone. Ma già quando stava all'Empoli era un'altra cosa. Sì, certo. L'Empoli sono riuscito a giocare proprio. Sì, sì. E felice di avermi dato il torno a mio amore. Il Sassuolo cioè diverte, gioca bene, però prende un sacco di gol. Cioè è una squadra capace di fare tanti gol, di essere spettacolare, però è una squadra di quelle che durano un tempo. Pure perché il Sassuolo, diavolo! Non c'ha giocato un così, finalmente buona aperto. Il grande campione, il grande campione della storia della Roma che lascia il campo dicendo io ho paura e mi dovete aiutare per questo, dicendo sono stato il sapore per voi, per la città, per tutti e adesso mi hanno costretto a diventare uomo gli altri, è tutto proprio questa persona, è molto di più anche, c'è un rito di passaggio, c'è un tango innamorato tra le emozioni che arrivavano dalla tribuna e poi ritornavano dal campo e viceversa, c'è antropologia, c'è la fascia a un bambino che è una promessa di giovanissimi della Roma, perché quella fascia se la troviamo alla fine a 47 gli anni secondo me. C'è vita, ecco, c'è molto più spazio, questo è vita. È no, no, perché c'è un ragazzino con la faccia sulla chiesa fino a c'è la spirazione di un popolo. Oggi fa le 41 a fette il giro. Mica fa l'ho perso, dove sto lo troviamo? Dove l'ho perso? Dove si è perso? Pensare, non è stato per dimenticare, ma per abituarsi all'idea
perché qui quella è la tua esperienza personale per me. Purtroppo io ho paura, è un momento difficile. È difficile capirlo per chi non è calciatore, non è stato, perché comunque la vita continua, sei ricco, hai avuto tutto. Però è un'altra cosa, cioè lasciare è veramente una cosa, cioè veramente brutta nella vita di un calciatore. Sì, ma devi arrivare il momento, Fabio, devi saperlo scegliere bene. Penso che Totti alla fine, insomma, ha scelto questa giornata e tutti quanti noi siamo qui a celebrare, no? Quello che ha fatto questo splendido uomo calciatore per 25 anni. Veramente ci ha regalato delle perle, delle magie che rimarranno sempre nei nostri occhi. E io capisco che può fare paura quello che viene dopo il calcio. Ho avuto la fortuna di finire, tu sei venuto a prendere e siamo ancora insieme. Da quel punto di vista, quanto scegliere quello che vuoi fare, no? No. Rimanere a Roma. Al nuovo direttore sportivo, per rappresentare la Roma nel mondo. Può fare quello che vuole, assolutamente. Molino! Da questo mondo che si l'ha fatto da quando 12 anni lì è entrato nel settore giovanile della Roma, arrivando a 40-41 anni. Non è mai facile. E poi Pepe, se anche lui vuole venire nella grande famiglia come te, fa quello che vuole, detto lo vado a prendere sulla canna della bicicletta e lo porto volentieri come ho portato te, Pepe. Adesso hai vado da me, però non ha detto quello che farà questa grande festa, l'ultima ringrazione di Francesco Totti. Questo lo cambiamo da ho capito, uno dice prendo le scarpe, lo trovo pantaloncini e scarpe, tutte le che ci ha dato, quindi non va a giocare fuori, non va a grazie Francesco. Ilaria, comunque grazie.